Buongiorno a tutti, carichissimi! Come state? Dovreste sentirmi bene ora, eh? Buongiorno, buongiorno, dovremmo esserci e dovrebbe essere partito tutto. Credo, quantomeno. Anche se ancora devo capire bene i funzionamenti, però... Never say never, no? Dovrebbe essere tutto bene. Ecco, questo sicuramente vuol dire che va. Cioè, almeno, da questo sicuramente vuol dire che va qualcosa. Sente Todo, buongiorno, buongiorno ragazzi, buongiorno a voi. Allora, un attimo che vorrei abbassare il volume del microfono. Giusto per... Ecco, ora dovrebbe essere tutto perfetto. Ditemi se mi sentite bene. Penso di sì. Buongiorno, buongiorno ragazzi. Ciao Bennett, ciao Giorgio, ciao Andrea, ciao Alberto. Buongiorno ragazzi, buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno, benvenuti, ben ritrovati. Ciao Miche, ciao Morghi, ragazzi, mi raccomando. Prima di iniziare, ma piazza. Ma piazza. Ma piazza. Lasciateci un bel mi piace, che date una mano al progetto. Date una mano a crescere al progetto. Forza, forza, forza. Lasciateci un bel mi piace. Allora, dobbiamo continuare la... Ciao Cherry, buongiorno. Ciao Ebru, buongiorno. Ciao Giacomo, benvenuti, benvenuti ragazzi. Ben ritrovati. Cioè, più che benvenuti direi ben ritrovati, dai. Ora, benvenuti e... dobbiamo dire le cose come stanno. È superfluo, ecco, quindi direi ben ritrovati. Allora, eravamo con il nostro Fiorello. Eravamo con il nostro Fiorello. E... Take Glow, Mega Orb, Fire Punch, Leaf Blade. Non era affatto male, perché abbiamo ottime difese. Per quanto riguarda la speed va benissimo. Per quanto riguarda lo special attack va bene, ma abbiamo Take Glow, quindi va meglio. E per quanto riguarda l'attacco, sì, è una statistica bassa, ma è ok. Avevamo già preso il secondo badge da Broly. Ciao Simo, ciao Lore, buongiorno ragazzi. Buongiorno ragazzi, buongiorno, buongiorno a voi. Quindi avevamo preso il secondo badge da Broly. Il che ci interessa relativamente poco, visto che ora viene il bello, no? Post Broly dobbiamo andare Fallarbor, Trick House, Dewford Town parte 2, Gym l'abbiamo fatta e Shuna bla bla, Route 109. Ok, talk to Mr. Breen and take a board to Slateport. Ok, dobbiamo andare a Slateport ora. Vai. Andiamo verso Slateport e ci muoviamo. Nel frattempo ci parla Roxanne. Vai, Slateport. Ciao signor D, ciao Alex, ciao Matti, buongiorno ragazzi, buongiorno, benvenuti. Prima cosa ovviamente, appena venite in streaming su YouTube, il like. Lasciateci un mi piace appena arrivate. Almeno non ve lo scordate, che poi qualcuno se lo scorda, però in realtà è importante. È importante, ragazzi, il like. Date una mano, forza, forza, con un click. Click. Allora. Ok, abbiamo 6 trainer to grind e la Seahorse House, che è un dungeon, quindi non possiamo più uscire. Vai, facciamo sti trainer e grindiamo un po'. Vedendo tra l'altro se ci sono anche degli strumenti, perché... Esatto, ci sono degli strumenti. Forse questo non l'avevamo nemmeno preso l'altra volta. Black glasses, useless. Luxury ball, useless. Ciao Harry, ciao Die, buongiorno, buongiorno ragazzi. Come state? Buongiorno a voi, ben ritrovati. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti voi. Va bene. Oh, dov'è lo strumento qua? Che mi segna lo strumento? Buono i PP Max! Buoni i PP Max! Sicuramente ottimi! E questo sicuramente male. Follow me, ok. Orca! Brutta storia, oh. Brutta storia, oh. Brutta storia, oh. Honestly.
Allora, facciamo attenzione e andiamo a curarci, perché questo ho-ho ci ha un po' messo i bastoni fra le ruote. Tra l'altro prenderei l'ultimo item là in alto a sinistra. Male è questo ho-ho. Wipe herb. Facendo attenzione a non entrare nella casa. E a non... Ho accelerato un pelino troppo. Vabbè. Vorrà dire che morirà di Leaf Blade. Ah, così, eh. Va bene. Super power. No damage. Questo non ha attacco, comunque. Più speed, ma meno attacco. Il problema è che ora c'è quest'altro. Beh, Lunathon è ok, dai. Cosa vorresti al posto di Mega Horn? Ma in realtà dipende, cioè non è malissimo Mega Horn. Shell Bell. Quindi abbiamo fatto le tizie qua su. Tarattara. Ne manca tre e poi manca il... In realtà non è male, cioè sicuramente vorrei qualcosa al posto di Mega Horn, su questo non c'è dubbio. Su questo non c'è dubbio. Dipende, magari una... un Thunderbolt, roba del genere, per toccare volanti. Meglio, in modo più efficace. Un Ice Beam anche, va bene. Roba del genere. Anche una Water andrebbe bene. Anche se avremmo problemi con i draghi volanti. Però potrebbe andare bene anche una Water, honestly. Va bene anche una Water. Diciamo un Electro, una Ice o una Water vanno bene tutte e tre. Più o meno, eh. Ma lei è un trainer, giusto? Sì. Ice Beam meglio di T-Bolt. Sì, sì, brother. Però va bene. Cioè, vanno bene entrambi. Ciao, Lucone, buongiorno. Io, ragazzi, vi ricordo che sono gli attivi. Non gli attivi. Sono attivi anche gli abbonamenti qua su YouTube. Per cui, se volete sabbare e sostenere il progetto, potete farlo anche qua sul tubo. Barboch back to back. Ok. 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 Sciucle. Sciucle. Oi. Oi. Bravo fiorellone. Bravo fiorellone. Giusto tanto per... Ma questa è una buona difesa speciale, eh. Psybeam. Vabbè, ora morirà. Buona. Ragazzi, le difese di questo Pokémon sono incredibili comunque, eh. Cioè, questo Meganium ha veramente delle difese pazzesche. Cioè, le difese di sto Meganium sono veramente ottime. Anche una Drago, sì, anche una Drago andrebbe bene, certo. Anche una Drago sarebbe ottima. Però, ecco, in generale le difese di questo Meganium sono veramente molto, molto ben costruite. Andiamo a fare il dungeon. Questo è un dungeon, vi ricordo, per cui max... Attenzione, 1, 2 l'abbiamo fatto, 3, 4, 5, 6 li abbiamo fatti tutti. Dungeon qui dentro, 3 allenatori e poi Soda Pop. La cosa buona è Tail Glow, sì, la cosa buona è sicuramente Tail Glow. Tail Glow ci aiuta molto. Cioè avere Tail Glow su un Pokémon del genere chiaramente aiuta. Ecco, questo male. Però è ok, dai, due allenatori li possiamo fare. Ok, manca l'ultimo. E poi abbiamo le Soda Pop. Ciao. Ah, Groudon. Amnesia Groudon. Amnesia ancora. Ok, perfetto, adesso è tutto XP. E Lotad. Vabbè, Leech Life non farà niente. Let's go. Buona. Andiamoci a prendere le Soda. Come non hai finito ancora la Haizo su Smeraldo? Brother, guarda che tentativo sono. L'ho iniziata letteralmente una settimana fa. Guarda che tentativo sono sulla Haizo di Smeraldo. L'ho appena iniziata praticamente. Credo sia normale, no? Bene. E qua le cure, ora le abbiamo. Ciao Lore, benvenuto. Allora andiamo a mettere le Soda Pop qua. Oltre abbiamo...
PP Max anche da tenere. Antidoto, Super Rap, le schiesce, Shores, bla 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 bla. Sta roba qua è tutta da vendere, eh. White Herb la teniamo. E anche il Max Rappel. Max Rappel lo mettiamo qua, che ci servono comunque in generale. Bene. Allora ragazzi, siamo messi piuttosto bene. Siamo messi piuttosto bene. Ora dobbiamo continuare per andare a... cioè qua a Slatepore. Dobbiamo dare delivering dei goods. No, non era qua, ma era giù. Giù, qua. Let's go. Da mio fratello. Go to find the captain. Qua al museo. Andiamo gli sti 50. E qua, se non sbaglio, c'è la lotta back to back. Sì, qua c'è il back to back. Sì, sì, battuto tutti sulla spiaggia, brother. Battuto tutti. Pensi che quel Kanga sarebbe arrivato alla fine? Non te lo so dire, brother. Non te lo so dire, Andre. Sicuramente quel Kanga avrebbe potuto arrivare da qualche parte. Però non so se l'avrebbe vinta. Non so se l'avrebbe vinta. Però diciamo che avrebbe potuto vincerla, per intendersi. Veloce, mio fratello. Va bene, tutta experience, buono. Quindi ti dico, onestamente, quel Kangaskhan era buono, senza ombra di dubbio. Più che altro al secondo tentativo in quel modo lì, tanta roba, eh. Dov'ho? Andiamo un po' però. Tanto salviamo. Ok, Devon li abbiamo dati. Speak with Professor Birch. Trainer grind. Can do route 103 prior to continue on his route. Ok. Quindi abbiamo ora route 103. Dobbiamo parlare con il Professor Birch. Grindare e pure route 103. Ok, poi la quizzoteca si fa tutto dopo. Ci abbiamo un bel po' di grinding ora. C'è un bel po'. Un po' di grinding, diciamo. Eccolo qua. Bla 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 bla. Andiamo a fare i trainer così. Schippato la recluta acqua e ti dà uno strumento. Ah, quello sotto, ma è un MT se non vado errato. Se non vado errato era un MT. Comunque ora la prendiamo. Però se non mi ricordo male era proprio un MT. Ora comunque ci ributtiamo un occhio, non è un problema, ragazzi. Ehi, Frenzy Plant. Aperto bene. Scusa, ma perché i Pokémon preferiti avete tutti gli stessi? Perché sono letteralmente più forti, brother. Sì, sì, lo so che c'è Mei qua. Nel frattempo insegniamo questi Gyarados. Sì, ma l'MT anche se è randomizzata non posso prenderla. Cioè, non posso insegnargliela, ragazzi. Queste sono le regole della Kaizo. Vediamo, ma credo fosse proprio un MT. Esatto. Ok, allora abbiamo il 103 dove grindare. Ciao Davidone, fa proprio che ho la pensione. Who knows. Comunque ci servono mosse, eh. Cioè ci serve una mossa al posto di Mega Horn, onestamente. Perché va bene. Ecco, questa non sarebbe male. Perché va bene tutto, però abbiamo problemi contro un paio di tipologie. Contro i Fire e contro i draghi volanti. Quindi, honestly, bisogna fare attenzione, ragazzi. Sono quelle...
quelle due tre tipologie che... ci danno noia. Anche Dragon Claw sarebbe ottima. Sì, Dragon Claw, raga. Vabbè, Dragon Claw sarebbe veramente oro, eh. Ce l'ha già Cat, vero? Sì. Che perché se no. Sì. Dragon Claw sarebbe veramente oro, ragazzi. Però vabbè, non si può avere tutto dalla vita, dai. Serve un Water Ice Electric Dragon. Più o meno vanno tutte bene, qualcuna più, qualcuna meno, ma va bene. Cioè, mediamente vanno tutte più o meno bene, mettiamola così. Facciamola così. Ecco, il sole di Magmar, ad esempio, non mi piace. Spark. Sì, ma andrebbero bene varie tipologie di cose, ragazzi. Ve lo ripeto, cioè... varie proprio tipologie di mossa andrebbero bene. Max Revive... o comunque noi le cure... cioè, a parte le soda pop, non abbiamo trovato granché, eh. Vabbè, Deep Sea Scale sempre con noi. Deep Sea Scale sempre con noi. Impossibile non avere... il Deep Sea Scale. Andiamo a fare Elite Blade qua e tiriamo la ball. Noi dobbiamo, tra l'altro dobbiamo riprendere, ragazzi, ball e repellenti, oltretutto. Bravo, grazie. Ball e repellenti dobbiamo prendere. Papparabà. Hitmonchan. Let's go. Corfish Core! La Wizzoteca come funziona? È un dungeon, brother, la Wizzoteca. Ehi. Questo ha più speed e più special defense. Qua non c'è nessun item. Qua abbiamo grindato. Va bene. Le berry si possono raccogliere? No, ragazzi, le berry non si possono raccogliere. Ok, fatti tutti qua. Dovremmo aver grindato tutto in Route 110. Mandatory fight with Brendan May. Ok, dobbiamo andare contro Brendan May in questo caso, ovviamente. Tre grind abbiamo fatte e poi si arriva a Mobile. Ok, vai, andiamo verso Mobile. Ora stiamo anche iniziando a prendere un po' più di confidenza, eh. È vero, è già la seconda volta che arriviamo a questo punto del gioco, per cui... arriviamo anche un po' più preparati. Vai. Perché due Pokémon? Perché l'altro è un LHM Slate. Vai. Abbiamo lui. Lui e poi me. Nidorino. Giù. Cascun. Giù. Perfetto. Vai. Aspettate un attimo, e qua ci dovrebbe essere, se non mi ricordo male, un item. Sbaglio, c'era un item nascosto qua? No, ce n'era due addirittura. Quello lì che abbiamo preso, più un item qua a destra, che è una soda pop. 7 soda pop abbiamo, eh. Abbiamo 7 soda pop. Il che, insomma, non è male. Dai. 1-2, 1-2. Ok, lì ci sono altri due item. Flareon, molto male. Malissimo. Andiamo a più 6 a sto punto, vai. Oh, mamma mia. Mamma, mamma, mamma. Proviamo a crittare, ragazzi. Buona. Buona. Questo scoppia a più 6.
E questo scoppia a più 6. Bene. Nice. Grazie. Burn Hill, ce lo teniamo. Credo l'avessimo già il Burn Hill, però è sempre ok, butta via. Sì, 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 ma stavo controllando le varie... i vari danni, signor D. È normale che stabbata fa di più. Ma stavo controllando i vari danni. Buono. Il mimo. Nice. Scope lens useless. Ciao Samu, benvenuto. Ciao brother. Ok, altra lotta in doppio. Ancia. Bello sto burr. Nice. Andiamo da lui. Sentret, ok, esplodi. 38, let's go. Sta salendo molto bene, questo Meganium. Proteina. Aspetta, qua forse c'erano degli strumenti. Esatto, ce n'è uno. E poi c'è il Fisherman. Moonstone. Mi ricorda qualcosa la Moonstone. Così. Leaf Blade. Ok. Fluffy con la Sand, va bene. Victory Bell. Ok. Che ho l'Ice Beam, di Victory Bell. Spark. Però c'è una buona difesa speciale. Vero è che comunque noi non abbiamo chissà che attacco speciale, Cioè, tocca contare anche questo. Non abbiamo un attacco speciale enorme. Tutt'altro. Però... diciamo che tendenzialmente, ecco. Questi non dava niente, vero? Merda, ragazzi, mi si è frizzato il gioco. Mi si è totalmente frizzato il gioco. Mi si è totalmente frizzato il gioco. Va bene. Ok. Boh. Vabbè, non è un problema, Al limite si riavvia, tanto questa parte qui è finita. E non ho usato cure né niente, però... il problema è che si è frizzato totalmente il gioco. Totalmente frizzato. Come la salvo però? Come la salvo? Come la salvo? Come la salvo? Come la salvo? Come faccio a salvarla? Non è save slot, no? Non devo nemmeno fare il save state, giusto? File save ROM. Però scusatemi, ma se salvo... a parte non c'è file. C'è save... non c'è save... file save ROM. Cioè non ce l'ho. C'è save slot o save state? Totalmente frizzato comunque, cioè, a caso. Esatto, save state non risolve. Vabbè, al limite lo riprendiamo, ragazzi. Cioè, arriviamo qui comunque allo stesso modo. Non abbiamo tratto alcun tipo di vantaggio, per cui... anzi. No, save state non risolve, ragazzi. Me lo rifrizza. Vediamo se magari in qualche modo si sfrizza, ma... tante alle volte, no.
Tanto ragazzi vi ricordo di lasciare un mi piace. Dai, forza, in effetti ce ne sono pochi. Ha ragione mio fratello Dennis. Bravo Dennis, hai ragione. Siamo 200 persone ma ci sono pochi like. Tocca rimediare, ragazzi. Tocca rimediare, forza, forza, forza. No, ma la portiamo a compimento, ragazzi. La resettiamo e via. Cioè, nel senso, la chiudiamo e la riapriamo, la rifacciamo, rifacciamo questa parte e via. Tanto non abbiamo tratto nemmeno nulla di vantaggio, zero. Quindi è ok. Se io provo a fare, la riavviamo. Mi riprende il salvataggio di qua. Ok, eravamo già al 36 tra l'altro. Dovevamo far prima di me. Sì, esatto. Perfetto, perfetto, ragazzo, ottimo, ottimo. Quindi non serve fare proprio nulla. Tocca solo fare me e ci siamo. Perfetto. Si agode. Si era totalmente frizzato. Quindi letteralmente tre trainer. Ok. Vai, eravamo qua. Abbiamo già preso i repel, no? No, dovevamo vendere sta roba e prendere i repel. Vabbè, facciamo dopo, su. Vai. Allora, qua avevamo setappato. Facciamo 3 glow, come avevamo fatto in precedenza. 2 e 3. Vai. Giusto per rifare proprio le stesse identiche mosse. Anzi, avevamo anche fatto un fire punch, ad essere onesti. Quindi facciamo anche un fire punch. E ora tutti i leaf blade. Vai. Buono. Fire punch. Elite Blade. Benissimo. Qua c'era un item che avevamo preso. Salvo. Giusto per... Beh, ora non è che devo salvare ogni allenatore, però diciamo, che più o meno nice. Buona, buona, buona. Qua c'era l'item. Poi abbiamo fatto lui. Cioè lei. Che gli abbiamo fatto? Fire punch mi sembra, no? Tra l'altro l'avevamo anche burnato. Nice. Buono. Tutto perfetto. Come prima. No pasa nada. Facciamo il trainer. Ah, come al tuo primo shiny durante la pill 1. No, ragazzi, io durante la pill non ho mai trovato shiny. Durante la pill mai trovato shiny. Anzi, ho anche preso più danni del solito qua, Buono. Perfetto. Salviamo e siamo a mobile. Vediamo se questo NPC fa frizzare il gioco. Giusto per curiosità. O se mi si è frizzato a me per caso. No, si era frizzato solo a me per caso. Vabbè. Exp share. Ok. Buono, siamo a mobile. Ora prendiamo Rock Smash, la bici e Wally. Dobbiamo fare. Questo è quanto. Quindi Ago, quel nato lì noi ce lo ricordiamo. Sì, ma il primo fu... è stato Diglett, brother. Il primo fu Diglett.
Mio fratello. Letteralmente mio fratello. Diglett letteralmente mio fratello. Ora prendiamo anche i repel, ragazzi, un attimo, facciamo le cose fatte a modo. Allora. Poi vi ricordo ore 14, ci si vede su Twitch che si deve continuare la pill. Allora, abbiamo preso una quarantina di Pokéball e una trentina di Repel. Dove cazzo sono i Repel? Possibile avere Repel. Tocca andare di nuovo giù. Andiamoci a prendere i Repel. Prendiamone anche qualcosina di più, vai. Vai, lascia così. Fai super e max. Non vai per la cilabile, no ragazzi, seguo la guida. Seguo la guida perché almeno si fanno tutte le cose fatte a modo. Anche perché a Mobile bisogna fare. A Mobile bisogna. Ragazzo. Tac. A Mobile dicevo bisogna fare per forza la Wally ora. Vediamo, vai. Meno si segue esattamente tutto quanto. Ta 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 ta. Ok, Wally. Un Pokémon al 26. Caterpie, ok. Nice. Ok, many trained to grind a route 17 ora. Che dovrebbe essere quella a sinistra, se non mi ricordo male. Dovrebbe essere quella a sinistra. Abbiamo anche la lotta in doppio. Va bene, Scott, ciao. Lui. Golem, ciao. Ehi, oh, oh. Oh, che danni. Ha capito Golem con Fire Blast. Ha capito Golem con Fire Blast. Ball e via. Matti, la continui a modo dove sei la palestra? Certo, e la continuo, ragazzi. Solo che non è. Non questa week. Non ho tempo questa week. Sempre fare le cose a modino. Sì. Anche perché dopo, insomma, si può parlare di un po' di cose. Tra virgolette, in generale, che sono condivisibili o meno. Io intanto vi ricordo di lasciare un bel mi piace, Mi raccomando, like. Lasciate un bel mi piace, dai, che mi date una mano, forza. Sarago, in questi giorni ho guardato molte run della pill. Secondo me, parere personale, sei molto più bravo. Niente bestemmie, niente scleri, niente urlo. Un qualcosa a seguire con calma. Ti ringrazio, vabbè, ma questo è il mio modo di essere, cioè. Sapete che io non bestemmio, per cui non giudico chi lo fa, non giudico chi lo fa. Ognuno è libero di fare che cosa vuole. Semplicemente a me non piace farlo, quindi non lo faccio, ecco. Non per questo sono più bravo o meno bravo di uno che bestemmia, ci mancherebbe. Però ecco, tendenzialmente io non mi piace farlo, ecco, non è nel mio stile. Poi ognuno è libero di fare come vuole, ci mancherebbe.
Nido Rhino. Giù. Bene. Vorrei fare attenzione a fare le lotte in doppio. Lì ce ne sono ancora tre, comunque. Ma Pokémon piccolini, servirebbe qualcosa per più grosso per far danni, Cioè, nel senso, per fare experience. Non stiamo facendo troppa esperienza, cioè stiamo sbeccando Pokémon un po' meh, honestly. Un po' meh. Però. Un po' troppo meh, forse, via. Ecco, un Feraligatr già è meglio. Suello con Drizzle. Malissimo. Vorrei evitare di usare la cura qua, Però mi sa che tocca. Secondo me può venire giù. Lui ha più special defense, però. Quick attack anche. Senti, facciamo che si usa una soda, dai. Roar, ok. Messo dentro Fiorello. Possibile non prendersi Roar. Che bella lotta. Emozionante, devo dire. Buono. Una soda pop generosa, qua, però. Una soda pop generosa, però. No, signor D, non va, non funziona così. Funziona che quando ti fanno Roar e hai il Pokémon dietro devi per forza switchare. Questa è una regola della Kaizo. Ragazzi, se ci sono delle regole in generale, è perché sono fatte per essere rispettate. E a me piace rispettarle. Altrimenti, se no, non sarebbe la challenge, cioè. Di base non è challenging. Mental Herb. Big Mushroom. Ok. Garaway, King's Rock, niente. Allora, Verdanturf dobbiamo giusto prendere solo lo strumento, se non mi ricordo male. Ah no, quello era... Ma che Dio, quello era Lavaridge. Non so se vi capitava, ma a voi tutte le... Cioè, a me da piccolo... capitava spesso di confondere Lavaridge e Verdanturf. Però... A quanto pare le confondo ancora. Per cui... trainer grind, Wistry Towers may be completed now or at any point. Ok. Ok, quindi ora c'è il sud qua giù. Route 111 e via. Verdaltuff potremmo anche fare il tunnel, però non conviene ora. Non conviene farlo ora. Lo facciamo dopo. Quando ci parla proprio del Rastarf in generale. Quindi ancora non conviene, ragazzi. Poi dobbiamo fare la pista ciclabile e la trick house ancora. Quindi c'è ancora un pelino da grindare. Non troppo, però un pelino da farmare c'è. Come sale bene però questo Meganium. Aeroblast. Questo non è male, Non è brutta Aeroblast. Non è brutta. Certo, sono un po' i BP, però è altrettanto vero che Mega Horn... Quanto ci serve in realtà? Onestamente il giusto. Onestamente il giusto.
E Aeroblast ci darebbe molta più sicurezza. Aeroblast ti dà molta più sicurezza. Magari perdiamo leggermente di super efficacia, però abbiamo hit neutri. Abbiamo hit neutri. Ad esempio su Fire o tante altre tipologie. Banalmente anche sui draghi volanti potremmo utilizzarla. Quindi si deve levare per forza Mega Horn, honestly, ragazzi. Ce la giochiamo de manera mejor. Ridicolo. Buona. Comunque Smeraldo è stupendo da giocare, ragazzi, in Kaizo Ironmon. Secondo me è veramente molto molto bello da giocare in Kaizo Ironmon Smeraldo. Lo so che l'ho ripetuto tante volte, l'ho detto tante volte, però... cioè ogni volta è più soddisfacente. È vero, siamo solo al 35esimo tentativo, però ogni volta è più soddisfacente della precedente. Ma seriamente, cioè lo dico proprio veramente. La win straight la facciamo tra poco, ragazzi. Facciamo prima di qua. No, non è 100 accuracy, non è 100 accuracy. 95. 100 di potenza. Nice. Pring. Solrock. Ok. Ciao. Mamma mia. Vediamo Aeroblast. Aurora, crit. Let's go. Hoenn è una gran regione. Sì, credo sia più... cioè, è più grande rispetto a Kanto. Proprio a livello di game. Però è una gran bella regione, onestamente. Dov'è che abbiamo? Se eravamo fatto... ok, bla bla bla, be careful to avoid... Route 118, era vero? Sembra di sì. Effettivamente la mappa di Hoenn è la migliore. No, è veramente bellissima la mappa di Hoenn. Cioè, poi io sono innamorato di Hoenn perché è la mia regione preferita. Però... ciao Tommy, benvenuto, buongiorno. E più che altro questo Meganium livella veramente bene. Sto fiorello. Basta, oh, basta. Basta questi tutti sti oh, oh. C'ha pure Bide, mamma mia. Ok. Ok, facciamo la win straight. E poi facciamo la trick house. È un straight ora e vi ricordo essere un dungeon. A parte un dungeon, è un back to back. Facciamo così, diamoci però una bacchetta. Io darei una roast. Non tanto per il burn quanto per il fatto che siamo tutti, cioè sono tutti trainer back to back. Il che non è il massimo, essendo tutti trainer back to back. Quindi abbiamo win straight e poi pista ciclabile e dopo trick house. Ok. No, Alberto, non si può fare quello. Non si può fare. Ragazzi. Cioè, allucinante, comunque. Chiaramente. Va bene. Sto beccando un botto di leggendari, tra Lugia e Ho-Ho, Poi Water Spout, meno male non è Eruption. Altrimenti era molto noiosa con la speed che ha questo Manetric. Boh. Boh. Ok. Più 5 in difesa speciale, allucinante, mostruoso.
Ripropongo la domanda, ma la trick house è una tantum o puoi, puoi rifare una... No, no, solo una volta. La puoi fare solo una volta la trick house. Solo una volta puoi fare la trick house. Show Brace F. Ok, andiamo a fare la pista ciclabile e poi andiamo a la rossa la teniamo, è giusto per. E poi andiamo a a fare la trick house. Fammi vedere un attimo se sulla pista c'era qualche oggetto nascosto. Sia mai che forse ci fosse qualcosa. Forse no, forse mi ricordo male, ma no, non c'è niente. A parte c'è un trainer qua, in basso. E beh, insomma, Aerodactyl. Ce la fa. Tutta experience. Tutta exp. Ditto. Ciao. Tutta exp. Buono. Dobbiamo ancora fare un bel po' di robe, eh. Ok. Togepi back to back. Va bene. Ora abbiamo lui. 1, 2, 3. 1, 2, 3 e poi la trick house. Ok. 1, 2, 3, trick house. E poi abbiamo la palestra, ragazzi. 1, 2, 3, trick house, palestra. Dobbiamo farmare il più possibile qua, però. Dobbiamo veramente... Questo non vuole nulla. Dobbiamo veramente farmare il più possibile. Cioè, cercare veramente di far quanti più livelli possibili, perché... La palestra comunque è sempre un... Cioè, quella palestra lì è sempre comunque un macello. Quanti leggendari, bene, bene, bene. Oi. Oi, che difesa speciale hai. Ok. Un botto di leggendari, stiamo trovando contro. Il che, ripeto, è un bene, però. Tendenzialmente, ecco. Non è proprio il massimo. Ok. Qua l'abbiamo farmata. Cioè, buono giusto per un punto di vista di experience, basta. Bene. Ok, trick house. Questo è un dungeon, ragazzi. Questo è un dungeon. Salviamo. 1, 2, 3, 4 trainer. No, scherzavo, quella è la win streak. Sono 3 trainer. 3 trainer la trick house. E rare candy. 3 trainer e rare candy. Ago, ma secondo te questo Meganium, se dovesse arrivare alla Lega, quanto avrebbe di special attack più o meno? Bassino, brother. Considera più o meno intorno ai 200. Poco meno. Sì, intorno ai 200. Poco meno. Siamo lì. Mystic Water. Ok. Bom. Più difesa speciale. Ripeto, è vero che noi non abbiamo chissà quale. Oh mamma. Possibile attaccare.
Dicevo, noi non abbiamo chissà quale difesa, quale attacco speciale. Però è altrettanto vero che è bene segnarli. Possibile no send o nient'altro. Hai skippato una trainer? No, no, questa qui è il trainer che sto facendo. Sono tre, quindi. Uno, due, tre, li abbiamo fatti tutti. Ale. Bene. Ne abbiamo solo una di Rare Candy, vero? Buona. Buona, buona, buona. Vai, Fiorello. Mamma mia, Fiorello, ragazzi. È veramente on fire, eh. Per un Grassil, che è tutto dire. Servirebbe ancora una mossina, perché questo Aeroblast... Meh, questo Aeroblast. Palestra, ragazzi, palestra. Palestra, sono 5 trainer più Watson. 5 trainer più Watson. E questa sarà tostella, eh. C'è sempre tostina. Cioè, il livello in cui siamo comunque va bene. Però tendenzialmente, ecco. Bel Thunderbolt o Ice Beam? Ci vorrebbe, sì. Dragon Claw, Thunderbolt, Ice Beam, questa roba qua. Ok, salviamo. Allora, facciamo un sondaggino, vai. Facciamo un sondaggino. E mentre facciamo il sondaggio, vi invito anche a lasciare mi piace, che qui siamo in 291. No, 81, perdonatemi. 281, ci sono solo 114 like. Quindi arriviamo a 140. Arriviamo intanto a 140 like, lasciateci un mi piace, ci mettete un secondo, ma mi date un grosso sostegno. Nel frattempo vi faccio il sondaggio. Movil, Jim. Vai, vediamo. La facciamo o non la facciamo, Movil, Jim? Nel frattempo vi ricordo, è un click, ragazzi. Ma mi date una mano. Gratuitamente. Per cui, clicchettino. Reputi la Haizo in questa gem più facile rispetto al Rosso Fuoco? No, la reputo più bilanciata. La reputo più bilanciata, perché il Rosso Fuoco ha l'impennata di Brock, che è tutta fortuna all'inizio. Poi è una discesa incredibile, perché fino a Koga, a meno di robe particolari, la porti avanti. E poi però, appunto, riprende dopo, no? Da Koga in su è di nuovo in risalita verso la Lega. Smeraldo, la cosa bella di Smeraldo, secondo me, è che tutte le run su Smeraldo, cioè in tutta la run su Smeraldo, non percepisci mai questa... Cioè, non percepisci un'altalena, ok? Ma è sempre più o meno lineare. E ogni capo palestra è in grado di sconfiggerti. Cioè... Abbiamo visto comunque Broly, che è stato noioso, abbiamo visto Roxanne, abbiamo visto Watson nella run con Kanga e lo vedremo anche ora, che comunque, cioè, siamo lì più o meno nei livelli, non è che abbiamo chissà quale vantaggio, abbiamo visto contro Flannery, lo abbiamo visto contro Norman, cioè nel senso c'è sempre una parità, diciamo, tra early e mid game sempre più o meno costante. Ed è una cosa che fa piacere vedere un early game sempre più o meno costante, un early mid e late game sempre più o meno costante, piuttosto che invece avere un'impennata e poi una discesa continua fino a riprendere in late game l'impennata di nuovo, sicuramente fa comodo. Cioè è molto più bello, secondo me, ecco. Ok, allora il sondaggio lo terminiamo e vediamo un po' come la va. E vediamo un po' come la va. Allora, via.
Sono 5 trainer, ragazzi. Sono 5 trainer. Modifier punch. Buono. E un altro fire punch. Let's go. E due li abbiamo fatti. Cioè, due Pokémon, un trainer. Nice. 45. Ottimo livello. Guardate come è salito bene. 3, 2, 3, 2, 3, 2. Bellissimo. Questo level up stupendo. Charmander. Aeroblast. Giù. Bene. E comunque vedere 100 HP dà un botto di soddisfazione, eh. Cioè, vedere 100 HP così precisi dà un botto di... Mamma mia. Mi ero già visto poisonato. Mi ero già visto poisonato. Oh no. Va bene. Focus punch. Questo è tutto difese, eh. Tutto difesa speciale, via. Che tutto difese. Aeroblast ce lo teniamo, eh. Ok. Venomoth. Brutto Grudge. Bruttissimo Grudge. Dovremmo avere degli eteri comunque. E io glielo darei, honestly, se no. Crash Claw, drop di difesa. Facciamo così. Diamogli una soda. Ok, nice. Allora, dovremmo aver fatto tutti. 1, 2, 3, 4 e 5. A posto. Sono 5 trainer all'interno di Movil. Della palestra di Movil. Per cui ci siamo. 1, 2, 3, 4, 5 e Watson leader. Bene. Andiamo da Watson. Vai. Dai, terza palestra, su. Ursaring. Io andrei di setup qua, eh. Cioè, tocca subito fare tail glow qua. Abbiamo roba eventualmente per defrostare. Una spear l'abbiamo? Sì. 16 di danno. Andiamo a attaccare, va. Non voglio rischiare un altro ice punch. Assurdo. Niente, devo setappare. Buona questa, bella, 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 bella. Bello questo setup, ottimo. Sul detect. Misto, ok. Baccona. Let's go. Ok, siamo a più 6, ora. Assurdo, veramente. Veramente assurdo tutti i Pokémon che stiamo trovando comunque. Tutta roba che ci dà noia in un modo esagerato. Ok, comunque siamo a più 6, per cui... Ciao. Ciao, anche a te. A più 6 ti salutiamo. E ciao. Buona. Buona, buona. Buona, qua gran... Belle letture. Ottima gestione, gran bella gestione qua. Gran bella gestione. Abbiamo fatto tutto in modo perfetto.
Tutto in modo perfetto. Qua gran bella gestione. Gran bella gestione. Dai, chiami 34. Psycho Boost. Psycho Boost. Cioè, Psycho Boost e Tail Glow funzionerebbero anche bene, honestly. E qua. E qua. E qua è oro, eh. Cioè, perché è vero che ci droppiamo. È vero, ci doppiamo. L'unico Pokémon che ci dà, gli unici Pokémon ci darebbero problemi sono Houndoom, Latios e Latias. Però con Tail Glow scomba molto bene. Non c'è fretta, eh. Non c'è fretta. Ciao Cripo, benvenuto. Come stai? Come stai, ragazzaccio? Ieri ho visto che avevi un Venusaur, poi però ero al lavoro, quindi non c'ho potuto far troppo caso. Com'è andata? Buona. Buona, 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 buona. Buona. Ok, andiamo a Verdanturf. Non qua, Verdanturf è a sinistra. Ok, nord di qua, che questo è un dungeon, eh? Cioè no, non è un dungeon, scherzavo. Questo non è un dungeon, scherzavo. Rastaf Tunnel, pick up your HM friend, enter tunnel and use rock smash, obtain strength. Ok, quindi dobbiamo dargli. Non abbiamo preso l'HM friend. La cavalla. Tutto bene, Venus è mitroiaio ma mi sta farmando bene. Ottimo, ottimo, ottimo. E non ci ho fatto proprio caso, non ci ho fatto proprio caso. Però mi fa piacere, dai, dai. Che tentativo è? Che tentativo è? Che lavoro fai? Sono capotreno, amico mio. Oh, Rock Smash. Vai. Repel ce l'abbiamo attivo? Mi sa di no. Ma intanto facciamo lui. Madonna ragazzi, comunque è una run contro tutti. Cioè, è pieno di leggendari. Ok, Rock Smash e poi dobbiamo andare giù. Qua. Waterstone. Ora, non so se abbia particolarmente sfortuna io, ma quello che ho notato è che in queste run si trovano veramente pochissimi, pochissimi item. Cioè, o magari la sto, cioè, sto avendo sfortuna io. Però non riesco a trovare. Non riesco a trovare item. Cioè cure. Non riesco a trovare cure. Quindi non so se sia una cosa mia. Oppure se sia una roba proprio di. Dovuta al fatto che effettivamente non ce ne siano. O comunque ce ne siano poche, ecco. Facciamo una bella roba, salviamo. Quindi non so effettivamente se sia una questione proprio di trovare poche cure in generale. Tanto ragazzi, grazie a tutti perché siamo più di 300 di martedì mattina su YouTube. Per cui grazie di cuore. L'altro giorno eravamo 680. Grazie a tutti veramente di cuore. Sono contento anche di tutto il supporto su YouTube. Grazie mille veramente di cuore
A tutti voi che sostenete il progetto e un grazie me lo faccio anche da solo, visto che ho finito di lavorare ieri notte alle 2 e oggi si fa un'altra doppia live, per cui l'impegno e la costanza che ci metto, insomma, è comunque molto pesante, però bello. Sfiga, con Whiskash sono arrivato a 1200% da Walter. Ma infatti non le sto trovando. Cioè, non sto trovando cure. Ma è possibile questa roba? È seriamente possibile questa roba? Ago il tunnel, che tunnel? Che tunnel, brother? Che tunnel intendi, scusami? Pago il tunnel, che tunnel? No, stiamo farmando giusto, ragazzi. Dobbiamo andare al Fieripass. Tocca fare tutti loro e andare al Fieripass. Cioè, stiamo farmando giusto. Serve un ice, sì, direi di sì. Ma anche un elettro, una water, vanno tutte bene, eh. Cioè, sono tutte roba, tutta roba da coverage che va bene, in realtà. Ah, col tunnel per avere strength. Ragazzi, ce l'ho già strength. Comunque, veramente un... Ce l'ho già strength, ragazzi. L'avevo segnato più special defense di sto robo. Vai. Cloud. Curiosità mia, tipo oleottero migliore di sempre? Assolutamente sì. Come si fa? Come fa a non essere bello il tipo oleottero, brother? Come fa a non essere bello il tipo oleottero? Stupendo il tipo oleottero. Tipo oleottero incredibile. Tipo oleottero incredibile. Ma basta leggendari, ma che è? Oh! Ma quanti leggendari ci sono in questa ROM? Trilioni! Billions and billions and billions. Cioè, ma poi tutti con la difesa speciale del signore. Top. Abbiamo i leggendari. Sì, va bene più experience, però è anche molto più rischi in teoria. Nice. Ok, facciamo lui. Dai, dai, dai. Gloom. Fai uno pancio. 48. Ok. Non ha veramente senso, comunque sta roba. Cioè, non ha letteralmente senso sta roba, Credo ci fosse. Se ci fosse una sorta di carte da collezionare per i leggendari, credo l'avremmo praticamente completato la collezione. Guarda Losi, livelli bene. Sì, è quello che dicevo prima. Abbiamo più experience. Il problema è che sono molto più noiosi, come vedi. Tante base stats distribuite in tante stats diventano una cosa noiosa. E magari trovi quel leggendario che effettivamente ti dà noia e succede che rischi di buttarci cure, cose. Cioè, nel senso, è vero che da un certo punto di vista livelli bene, ma da un certo altro è comunque rischioso. Fieripass, we cannot push the average, proceed to the route 112. Ok, andiamo verso route 112. Visto che qua non si può fare niente, procediamo verso route 112. Lotta in doppio 3 e 4. Vai.
Nice. Buona. Questa è la mossa che dovresti dare a me, brother. Questa è la mossa che dovresti dare a me. Thunderbolt. L'orso con Ice Punch, che morirà. Ok, Milotic giù. Buona. A proposito di Arte Pill, puoi farmi dei punti nella mia lega? Sono 49,50, devo regolare 48 sub se continui così, grazie. Guarda, se mi presti un po' di fortuna che stai avendo te, volentieri. Se mi presti un po' di fortuna, volentieri. Ho avuto una settimana, ieri ho fatto uscire su YouTube, proprio qua su YouTube, il recap della mia prima settimana. Me lo stavo riguardando stamattina, dicevo, non è possibile mi sia successa veramente tutte queste cose. Cioè, non è possibile. Me lo sono riguardato, ho detto, non è possibile. Ma come non ti scoraggiare, Rappo? Come non ti scoraggiare, Rappo? Scusami. Cosa vuol dire non ti scoraggiare, Rappo? E lui sta andando bene. E ha avuto una buona settimana. Una ottima settimana. Uno. Cosa non ti scoraggia? Morto. Il Mist. Vai, 49. Buono, buono. Ok, andiamo verso nord. Posso usare Deoxys Spora into Destiny into Perish. Cetti. Va bene, se arrivo a Sabrina va bene. Io non mi sono mosso dal ponte Pepita. Quindi va bene, lo accetterei. È un trade che accetto volentieri. Mettiamola così. Che mi mangio oggi a pranzo? Credo che la Hami abbia fatto un ragù. Quindi... eh? No, è vero, scherzavo. Avevi fatto la... cioè, il ragù lo stai preparando. Bocconcini di pollo, vero? Bocconcini di pollo. Bocconcini di pollo. Quindi si va assolutamente a godere per i bocconcini di pollo. Barrage, ok. Impossibile non fare 5-8. Comunque c'ha tutto questo Flareon. Cosmic Power, c'ha difesa, difesa speciale, ha tutto, eh. Sacred Dash. Ma le cure esistono. Le cure esistono. Earthscale. Earthscale buona, no? Per il... qua c'è il ricorda mosse, vero? Che si può utilizzare. Che ancora non ho capito se si possa utilizzare una, due o tre volte. Cioè una, due o infinite. Devo leggerla sta cosa. Però sicuramente c'è. Brutta la stun spore. Oh, che belli drum, oh. Beh, no damage, dai. Arden, va bene. Giù. Buono. Qua c'è il terzo. Vai. Poi ci andiamo a curare, ragazzi. Crit di Sindaco Ice Punch. Benissimo. Amantide, Fire Spin, Take Down. Ciao. Nice. Dai. Andiamoci a curare, va.
quanto ho capito è infinite volte, ma non per insegnare due volte la stessa mossa a Sketch. No, vabbè, su Sketch lo sapevo. Su Sketch lo sapevo. Anche perché noi abbiamo imparato proprio Sketch con Meganium. E quindi non... non possiamo riapprenderla. Madonna, ragazzi, però zero cure, mamma mia. Cioè, su questo ne ero certo anch'io. 1, 2, 3 le abbiamo prese. 1, 1, 2 in doppio e uno strumento. Ok. Uno, loro in doppio e lo strumento. Sì, sì, ecco ragazzi, ma su Sketch già sta cosa qua la sapevo. Devo capire quante volte effettivamente si può andare ad utilizzare il ricorda mosse, però. Che bei Pokémon. Ma Rapidash, cioè, che impara? Solo one hit? Sì, solo one hit, solo recovery? E vabbè, buonanotte. Solo mosse dove deve star fermo un turno. Va bene. Questo era un coso. Vediamo dov'è lo strumento. Ah, lì a sinistra. Però dovrei aver già preso il Lord. Ci ricontrollo, giusto per curiosità. La cosa bella di questo Meganium è che ha delle difese veramente ottime. E a me i Pokémon bulky così piacciono veramente un sacco. Cioè, bulky, in realtà è totalmente bilanciato questo Pokémon. Cioè, i Pokémon bilanciati così sono veramente ottimi. Sapete chi mi ricorda vagamente? Blissey. Poi Blissey è... cioè, il Blissey con cui ho vinto su Fire Red. Chiaramente quel Blissey lì era più solido in distribuzione di stats. E poi è Blissey, quindi ha una debolezza, quindi non è Meganium. Che ne ha 5. Però è altrettanto vero che... che... ha una mossa di setup importante come Tailglow che il mio Blissey ad esempio non aveva. Cioè io non avevo né Tailglow né Sword Dance per intendersi, quindi da questo punto di vista è molto solido questo Pokémon. Due difese così sono due difese importanti, tra l'altro su entrambe le difese, quindi non solo su una. E questa cosa qua è veramente oro, eh. Vai. Il Sire. Ciao, brother. Lugia. Master Parge. Master Parge, Feather Dance, ok. Oh mammina, oh mammina. Maremma questi volanti, ragazzi. Questi volanti. Ma Arden cosa? E poi c'hai 800 trilioni di difesa. Ok. Ok. Avevamo una ball nascosta qua, se non mi ricordo, a Fallarbor. Sì, e poi ancora grinding. Di route 114. Qua. Carbos. Daglieli. Bene. Uno. Roselia. TM05. Snore.
Fire punch. Buona. Ok. Posso andare da ricorda mosse, ma in realtà non so nemmeno dove sia. Cioè, non l'abbiamo mai nemmeno visto nell'altra run. Quindi non ne ho idea. Credo di sì, credo di sì. Conosci il trick della borsa per evitare gli allenatori, Ago? Sì, quello di start. Premere start mentre è girato, tipo ora, no? Start, vai nella borsa. E questo rimane così, in teoria. No. Ah, perché forse ho velocizzato, ho corso ora. Ci riprovo dopo. Ma forse ora perché ho velocizzato ho corso. Sì, però sta cosa che non troviamo cure, ragazzi, deve finire, eh. Sarà anche il momento di trovare delle cure, cioè, voglio dire. Roda mossa a Fallarbor, ok. Sì, esatto, è perché ho corso. Beh, ne verrà gioia. Ma poi c'hanno tutti le difese, la difesa speciale imbarazzantemente alte. Amulet coin. No cure per noi. Facciamo la lotticina in doppio, ragazzi. Facciamo questa lotticina in doppio. Vediamo un po' com'è. Lord Torchic. Lord Torchic sembra quasi un titolo. Lord Torchic. Tiragli un aeroblast così. Nel chill. Allora andiamo a curarci. Voglio leggere questa cosa del ricorda mosse, perché non so se è già utilizzabile. Se fosse utilizzabile sarebbe interessante. Fatemi vedere un attimo questa cosa qua del ricorda mosse. Com'è che era in inglese, ricorda mosse? Com'è che si chiamava il tizio? Perché stavo leggendo anche su Fallarbor, in realtà. Move tutor, vero? O relearner? No. Nemmeno relearner. Non mi dà niente. Vabbè, continuiamo così, ma secondo me... Cioè, se si è sbloccato è perché è già utilizzabile, eh? In teoria. In teoria. Questi li abbiamo fatti tutti. Una, due. Ok, dobbiamo arrivare alle Meteor Falls. Perché se fosse che magari questo Meganium, per puro caso... Oh, una limonata finalmente. Per puro caso possa reimparare qualcosa, non sarebbe male. Ecco. Sia mai, eh. No, no, ragazzi, ho capito che è a Fallarbor, però devo capire un po' com'è. Cioè, ho capito, non ho capito se è utilizzabile o meno, è quello il fatto. Ho capito benissimo che è a Fallarbor.
Ragazzi, vi ripeto, lo so che ha Fallarbor, ho capito. Devo solo capire se è utilizzabile o meno, per questo sto aspettando. Perché sulla guida non mi parla, cioè non me lo dice del Move Relearner. Ciao Lore, benvenuto. O bentornato, insomma. Io ragazzi vi ricordo di lasciare mi piace, però. Mi raccomando, lasciateci like a questa bella live. Chloe, basta, basta. Chloe, impazzisce. Impazzisce per il cibo, guarda bello. Allora, Meteor Falls. Max Elisir, buona. Siamo già a 2 Max Elisir. Basta, Chloe, basta. Ok. A te. Grazie. Bello, vero? Bellissimo. Allora, in teoria ci sono gli item qua, giusto? Ta ta ta. Dice grab the items. Che grabbo però. Che grabbo. Non c'è mia nulla qui. C'è. C'è scendendo a sud poi. Ce n'è un paio. Scendendo a sud con i trainer. Volendo potremmo fare i trainer qua. Ninjask. Ok. Facciamo lui. Sutobel. Abbiamo la borsa piena. Perfetto. Non che ci serva a niente però. Conversion into Dragon. Ok. Charizard, che fa anche lore, eh? Conversion into Dragon. Devo aprire giusto il discorso delle del Move Relearner. A 3.13 ci spiega tutto, sì. Buono. Ale. Abbiamo fatto tutto. Bene. Andiamo su qua. Torniamo su, ci dovrebbe essere un item qua. E va bene. Ora torniamo indietro. Vediamo sta roba del Move Relearner. Sia mai ragazzi c'è qualche cosa di buono, eh. Sul GitHub con il regolamento non menziona il Move Relearner al di fuori della clausola di sketch. E la clausola di sketch la conosco. Il problema è capire se possiamo già utilizzarlo. Secondo me sì. Ciao Beppe. Cioè io non vedo. Non vedo problemi. Ecco.
Vediamo, vediamo. Move tutor. Vediamo se menziona qualcosa nella guida, altrimenti. Move tutor. No. Secondo me si può fare tranquillamente, ragazzi. Come sono? Buonissimo. Proviamo. Orrende. 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 Brutta una più dell'altra. Parte sketch. Che chiaramente non possiamo ridargli. Un po' di sfortuna, eh. Vabbè. Ok. Ora. Mount Chimney. Mount Chimney Dungeon, baby. Monte Camino Dungeon. Crescita su Tailglow 3000 qui, esatto. Meno 3000 qui. Vai. Mount Chimney, ragazzi. Andiamo, vai. Curare, ci siamo curati, ci abbiamo tutto a posto. Lo è, basta. Ok. Madonna, lo è. Trenti Magma Grants più leader. Ok. Bene, sono tre più leader. So perché sto usando i repellenti, ma va bene. Andiamo singolarmente, eh. Un parto. Sì, dottore, puoi farlo. Puoi farlo, Doc. Mamma mia, che host. Host pazzesca è questa. Host allucinante.
Ma mo con la Rain dovevo giocare io. Bravo! Bravissimo! Hai fatto la cosa giusta a mettere il Sun. Bravo! Let's go. Easy. Easy. Buona. Di meteorite. Facciamo una roba. Andiamo a curarci. Visto che ora il dungeon è finito. Allora, dungeon terminato. Fammi leggere giusto per sicurezza. Ma mi sembrava proprio di sì. After defeating the leader, you can make to consider doubling back to a town to heal. Ok. Quindi dungeon terminato. Buona cura. E ora abbiamo Jagged Pass. Se non ricordo male c'è Jagged Pass. Da Mount Chimney a Jagged Pass il passo è breve. Ma chi è che sta mandando, mangiando in live con me? E ne ha gode? Chi sono i carichissimi che stanno mangiando in live con me? Ma soprattutto, che cosa vi mangiate? Più tortellini, sugo e ricotta. Top. Io carne, uova e spinaci. Ok. Ci sta, eh. Anche buono, piuttosto, direi. Sì, sì, lo so che ci sono gli allenatori lì sul Mount Chimney, lo so. Bravi, bravi, voi preparate la pasta con il pesto fatta in casa, bravi. Io panino con caponata. Madonna ragazzi, panino con la caponata. Però deve essere buono, eh. Madonna se deve essere buono. Il panino con la caponata. Poscio. Poscio. Ciao Giallo.
Carico per la week 2, carichissimo, brother. Godmon, no, ragazzi, come fa a essere un Godmon, dai. Sicuramente ottimo. Ma Godmon, su. Non scherziamo. I Godmon sono altri. Questo è... questo è veramente buono. Mi sono perso un oggetto. Ciao Mauro. Dobbiamo andare là, Valigio, ora, no? Che tra poco ci dovrebbe essere Flannery. Qui Clo, vabbè, la lasciamo lì, tanto non ci serve. Facciamo una roba. Curiamoci, facciamo i trainer. Prendiamo dei Repel. No, vabbè. Curiamoci. Vendiamo le cose che non ci servono. Per lo zaino. Via, via. Via. Via, via. Via, via, via. Via, via, via. Posto. No, è normale, ragazzi, sia un buon Pokémon. Quello di sicuro, cioè. È un ottimo Pokémon e non c'è dubbi. Ma da qui a essere Godmon. Quando vado? Devo andare al Mount Chimney. La norma si ricorda degli allenatori. Vai tranquillo, a questo giro non la sbaglierò. Vabbè, ma da ragazzi abbiamo pagato un po' di inesperienza, la... Ci sono ancora i trainer? Forse dopo l'Avarage. Boh. Strano che non ci siano ancora i trainer, comunque. Vedi? Vedi questa energy root? Buona. Etere, ok. Ogni Pokémon di acqua è a Godmon. Sì, ormai è un meme, quindi. Ormai è letteralmente un meme, per cui ogni mio Pokémon è un Godmon. Lavaridge, ok. Lap the Poi Center. You have returned to Mount Chimney, where you battle Team Magma. And there will be 5 new trainers. Però ci siamo tornati, scusami, ma non c'erano. O sbaglio io? O forse perché non avevamo sbloccato Lavaridge. Sbloccando Lavaridge probabilmente ci sono anche i trainer, tecnicamente. Eccoli, sì, ok. Tocca sbloccare Lavaridge. Sbloccando Lavaridge ci sono i trainer, a posto. Ricordo per info che poi Pokémon Bulky e setup uguale più probabilità di ricevere perish. Di base la IA se vede poi i danni e tende a tirare mosse di stat. Sì, è vero che l'IA l'IA non è chiaramente incredibile da questo punto di vista. Però son d'accordo. Cioè è vero, Pokémon Bulky ha sicuramente peggiori, cioè migliori probabilità di ricevere mosse che possano rompere, tipo ad esempio Perish Song.
Let's go. 56, buono, qui l'abbiamo clearato. Credo ci sia la gym ora di Lavaridge. Salva. Sto Pokémon sarebbe perfetto con Soundproof, sì. Beh, perfetto. Manca le mosse, manca. Manca una mossa. Palestra. 8 allenatori. 8 allenatori più Flannery. Ok. Le mosse non sono male, no no. Manca una mossa elettro, ice o water. 100%. Sono un sacco di Pokémon che ci danno noia, sui quali devo sempre setappare. Ho anche un Dragon Claw, sì. Sondaggino. Sì, vabbè, Shield Dust è buono di base, però Soundproof è 10 volte meglio. Lavaridge. Arriviamo anche a 200-240 like, dai. 20 like e si parte con la palestra. E votate. È partito il sondaggio. Dovrebbe essere partito il sondaggio. Io nel frattempo mangio, mentre voi votate. Vediamo cosa dite voi della chat. Lo passiamo o no? Votate, votate ragazzi, dai! Almeno vediamo chi ha fiducia in questo fiorello e chi no. Comunque, ufficialmente per me, da Kaizo Iromon su Smeraldo batte quella di Rosso Fuoco. Senza dubbi. Molto, molto, molto bella. Molto, molto, molto bella. No, ma non è solo una questione di regioni, eh. È proprio una questione di interazione, secondo me, che la rende migliore.
Ma no, Antonio, non è più semplice. Non è più semplice perché... Cioè... L'ho già spiegato, fare il red è un'altalena, no? Fai il red, tu parti e hai Brock. Ma poi da Brock, da post Brock fino a Koga. Non dico sia easy, però. Cioè, muori solo in determinati casi. Qui invece puoi sempre perdere, quello è il fatto. Cioè, devi tenere la concentrazione sempre alta. Ciao, così saluta Fiorello. Vai. Andiamo. Che ti mangi? Pollo insalata, brother. Allora ragazzi, abbiamo detto sono 8 trainer, giusto? Trainer. Ognuno di essi ha un Pokémon. Maia. Va bene, meglio substitute. Buono. Brutta extreme speed stabbata, eh. Aspetta, quanti ne abbiamo fatti? Questo è il quarto, vero? Questo sia il quarto. Oh! Bene, brother. No, volevo segnare anche meno attacco fisico, vabbè. Comunque l'abbiamo visto e non fa danni. 5. Perfetto, guarda, mi dai modo di segnarlo ora. Va bene. Aspetta, 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 aspetta. 1, 2, 3. 4. Quello all'inizio. Oh mamma. 1, 2, 3, 4. Quello all'inizio 5, questa dovrebbe essere la sesta. Sette. Non ci posso credere. Non ci posso credere. Devo usare il Full Restore, mi sa. Sì. Non ho lavacuchi né niente. Burn Hill. Le Art Scale. Toccherà usare i Full Restore. E che devo fare? Vabbè. Le Berry. Niente. Vabbè. Si userà dopo, eh.
Prossimo Pokémon. Sì, devo fare anche attenzione, scusatemi. Ma quanti ne ho fatti? 6. Me ne manca uno, cacchio. No, aspetta. Ne ho fatti 7, vero? Mi pare di sì. Vabbè. Ma dov'è l'ottavo? No, non li ho fatti tutti, ne ho fatti 6, 7. Sono abbastanza sicuro e me ne manchi uno. Fai la strada giusta e devo trovare il set, l'ottavo. Madonna, perché queste palestre hanno sempre problemi? 2. Quattro. Cinque. Do cazzo è l'altro? Sei. Sette. No, forse ne abbiamo fatti 8, ragazzi. Forse ne abbiamo fatti 8. Mamma mia. Ah, che arrivo. Prendo un po' di Scottex. Eccomi ragazzi. E quindi ne abbiamo fatti 8, giusto? Mi pare anche a me comunque. Mi pare anche a me. Ti ammetta ora. Ho guardato il bot e ne hai fatti 8. Perfetto, Mauri.
Oddio, qua era? Qui? Merda. Oh, 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 aspetta, aspetta, aspetta. Col brividino, eh! Col brividino! Brividino! Però vabbè. Hai dei punitor, zio, un punitor. Giro per gli haters. Chiaramente lui doveva avere Ice Beam, eh. Pronti via Ice Beam. Vabbè. Madonna che danni. Quarantasette. Nice. Buono. Ben gestita anche qua. Ma potete darmi una mossa utile per cortesia? Una mossa utile, non... Ragazzi, ci serve veramente Ice Beam, Thunderbolt o Dragon Claw, eh. Cioè... Serve roba così, perché qui... Cioè, facciamo fatica, eh. O comunque... Stiamo iniziando a far fatica. Stiamo iniziando a fare fatica, onestamente, il che non è il massimo. Purtroppo.
Allora, è vero che avremo Psycho Boost, ma... meh. Secondo te è più difficile fare Red o Emerald? Secondo me è Emerald. Cioè, ma Emerald... cioè, Emerald... come concentrazione più che altro. Emerald come concentrazione. Fieri Pat abbiamo gli oggetti ora, eh. Con Strength. E poi Root 112. Cioè, Emerald... il fatto è che Emerald ti tiene costantemente lì, capito? Cioè, sei costantemente... gliel'ho dato Strength, vero? Non mi ha fatto caso, sì. Emerald ti tiene costantemente lì. Ago la cam. È un attimo che... boh. Ora vediamo quando... quando ripiglia. Dovrebbe aver ripreso. Quindi è quello il fatto, che su Emerald secondo me sei sempre sul chi va là, no? Mentre invece su... su Fire Red, diciamo che post Brock, non ti dico... te la chilli fino a Koga, però. Sono ancora spocato, ragazzi. Mi sembra strano. Ora dovrebbe essere a posto, no? Morning Sun. Ice Seal. Siamo sotto al Burnil. Ok. Deserto. Deserto, ma io devo prendere i Repel però, eh. Mi sono scordato di prendere i Repel a Lavaridge. Posso dire, a mio parere, è più bellina da vedere rispetto a Rosso Fuoco. Concordo con te in pieno. Allora, concordo con te in pieno comunque. È molto più... più bellina da sia da vedere che da giocare, secondo me. Infatti non capisco la gente che dice no no no. Ma no no no, è che Smeraldo è molto meglio di... da giocare. Come Kaizo Ironmon. Lo strumento di saltino è un quick low, ragazzi, l'abbiamo visto prima, non serve. Ok, 112. Grazie ragazzi, grazie per il salute. Beh, Smeraldo è un'icona per i Pokémon. Sì, ma le Kaizo Ironmon possono cambiare un gioco, eh. Per come è fatto, non vi fate ingannare, eh. Le Kaizo Ironmon possono cambiare un gioco, eh. Perché fai dei giri diversi nelle Kaizo Ironmon. Quindi l'avventura, tra virgolette, si stravolge un po'. Cioè, è come giocare un altro gioco, in realtà. Perché proprio si... si stravolge l'avventura. Ok, dovremmo essere nel deserto. Fatemi dare un occhio. Oddio, i Repel. Fire Red la stravolge, sì, ma anche... banalmente anche... anche Emerald, eh. Prendiamo prima gli item. Anche Emerald, comunque. A sud. Andiamo a sud, vai. Stravolgi anche Emerald, eh. Il fatto è che secondo me... cioè, per me è migliore lo stravolgimento di Smeraldo piuttosto che lo stravolgimento di Fire Red.
Certo, però l'ambiente rimane quello, il sound pure. Sì, va bene, cioè che non c'è dubbio su quello. Però, ripeto, vai a giocare, cioè proprio giochi il modo in un modo totalmente diverso, capito? È quello la parte, secondo me, anche che conta molto. È che comunque alla fine tu vai a giocare un tipo di gioco in un modo diverso rispetto a quello a cui sei abituato. E un gioco può anche prendere una piega diversa, chiaramente giocandolo in modo differente. Ti può piacere di più così come ti può piacere di meno. Cioè non è detto che un gioco sia per forza bello solo perché viene giocato in modo classico e quindi deve essere bello in tutte le versioni che lo vai a giocare. No, magari lo vai a giocare in tal senso, in tal modo ed è più bello o più brutto a seconda del caso. Considerando proprio che cambi totalmente lo stile, no? Manetrick. Bene. E Godbro. Ora ci andiamo a curare, eh. Voglio prima vedere se c'è un trainer qua. No, c'è Horn Attack. Vabbè, un attack. E comunque, ripeto, per me Smeraldo batte... Beh, se è più brutto dell'originale lo si lascia da parte. Appunto, appunto, è quello che dicevo, cioè. E invece no. Cioè, giocare la Kaizo Iron Man su Smeraldo per me è molto, molto bello, invece. Cioè, io quasi lo preferisco sicuramente a Fire Red. E, in Kaizo Iron Man. Probabilmente andrei anche forse a preferirlo rispetto al base, ecco. Onestamente. Via. Futuro avresti intenzione di fare challenge Kaizo anche sulle gen successive? Non lo so. Allora, da quello che so, tipo Platino è molto lungo. E Art Gold Soul Silver anche, da quello che ho sentito. Non ne ho idea perché non ho mai visto altre live di altra roba. Mi piacerebbe farle. Cioè, comunque la Kaizo secondo me è sempre molto divertente. Io vado un po' in controtendenza a quello che... a quello che secondo me pensa tipo... Cioè diceva Poli, no? Che secondo lui la Kaizo muore. Secondo me... Allora è vero che sicuramente non avrà chissà quale seguito. Però è, secondo me è sempre un bel contenuto. Sia da giocare sia da vedere. E quindi... Quindi secondo me non morirà mai, tra virgolette, in modo importante. Poi comunque ho anche dei progetti. Cioè ho anche dei progetti io... che non vi posso ancora dire. Ma ho dei progetti in mente... Vari progetti in mente, quindi insomma vedrete poi nei prossimi mesi che cosa ho intenzione di fare anche per il, all'interno del canale. Ho vari progetti, ecco, diciamo così, vari progetti. Però ecco, secondo me la Kaizo non morirà mai realmente, cioè non muore come content. Certo, normale che si abbassi, però anche perché io ho iniziato la Kaizo a metà settembre. Quindi sono 3 mesi e mezzo più o meno che porto Kaizo Iron Man. Ma la Kaizo è uscita in realtà i primi di giugno dell'anno scorso. Quindi è già più di... È già più di 6 mesi che c'è. Qua è 7 mesi praticamente che c'è la Kaizo. E quindi... Quindi non è poco, ecco, non è poco. Però... Quindi, e quindi normalmente diciamo che si abbasserà come interesse. Però secondo me è sempre un bel contenuto. Su Smeraldo secondo me è ancora più bella. Cioè su Smeraldo secondo me rende veramente tanto bene. No, quasi un anno da cui è stata fatta. Ma diciamo che è uscita sono più o meno giugno. Maggio-giugno, da che è uscita realmente la Kaizo. Cioè da che ha iniziato a spopolare, ecco, diciamo così. Root 115, post Meteor Fall.
Trainer Grind, last place to do so far. Before Petalburg Gym. Ragazzi, l'abbiamo già fatto il Route 115. Siamo a Petalburg. Siamo di nuovo da Norman. Ci siamo, è quel momento. La run numero 2 l'ho dovuta resettare. L'ho voluta resettare perché sapete quanto sono stretto e rigido di regole. Certe volte anche troppo, però mi piace. Per me le challenge hanno delle regole e quelle sono, quelle vanno rispettate. Quindi per me le regole sono le regole. E quando si va contro le regole, anche per errore come nel mio caso, in un dungeon, perché la palestra è un dungeon, si resetta. Quindi No, non è colpa della Kaiser Police, è giusto. Se ci sono delle regole è giusto che vengano rispettate. Io sono il primo a voler che si rispettino e a farle rispettare all'interno delle mie challenge. Tutte le challenge che ho finito le ho finite sempre rispettando tutte le regole. Per cui non vedo perché non farlo. Ah, riesci a mettere il link di Telegram? Non lo so, non credo. A proposito, scusatemi, mi dite un attimo se riuscite. Vorrei capire questa cosa qua, perché non so se è un problema mio o è un problema di YouTube. Tipo, ieri ho fatto uscire un video sui migliori momenti della pill. Ve lo linko in chat. Mi dite nel frattempo lasciateci anche un mi piace, dai. Forza, sostenete il progetto. Mi dite se lo vedete, perché io non lo vedo. Mi dite se appare in chat ed è cliccabile, perché io dalla mia non lo vedo. Appare, ok, perfetto. Grazie, grazie ragazzi. Ok, allora cliccate sul link in chat e in descrizione trovate anche il link al gruppo Telegram. Cioè cliccate sul link che ho mandato io e vi aspetto nel gruppo Telegram aperto a tutti. Lo trovate in descrizione al video che vi ho mandato io ora. Quindi cliccate sul link, aprite il video, lasciateci un mi piace a quel punto e sotto c'è, dentro c'è direttamente il gruppo Telegram che è aperto a tutti. Comunque a me la notifica è arrivata stamattina invece ieri. Vabbè, l'importante è che ti sia arrivata. Poi che tu lo guardi ieri o stamattina, va bene lo stesso. L'importante è che ti sia arrivata. Ok, signori. Ci siamo. Il video top, grazie, France. Sono contento ti sia piaciuto, France. Ok. Siamo da Norman, signore e signori. Altra palestra. Praticamente Lavaridge e Petalburg sono appiccicate, eh. Cioè, non devi fare nient'altro. Gym, ricordiamoci, 7 allenatori più Norman. 7 allenatori più Norman, ragazzi. Dai, è il momento del sondaggino. Pa-parababa, parababa, pa-ba-ba-ba, parababa. Avvia un sondaggio. Petalburg Gym. L'ultima volta che eravamo qua ci ha costato la run. Si arriva anche a 280 like. Li facciamo 280? Dai, facciamo anche 280, dai. Facciamo anche 280, dai. Arriviamoci a 280. Vediamo se siamo al momento giusto o no. Pararara.
No, ma abbiamo due Max Elisir, fortunatamente. Abbiamo due Max Elisir, ragazzi. Sono due Max Elisir, per cui let's go. Se ne agode, se ne agode. Na 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 na. Alle 14 Twitch? Sì. Sì, 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 sì. Alle 14 si fa la Kaiso, la pill, la pill 2. Si continua sulla pill su Twitch. Ok. Dai, un'altra trentina di secondi per il sondaggio e poi basta. Più livellato di Kanga, per forza, sono tutti cacchio di leggendari abbiamo trovato. Allora ragazzi, ricordiamoci, 7 allenatori, sono 7. 7 allenatori. Terminiamo il sondaggio. Sette trainer, dai. Allora, iniziamo con quelli tutti di destra, che dovrebbero essere 3, se non sbaglio. 1. Questo c'ha una bella difesa speciale, va bene. E il primo è andato. 2. Ok. E 2 sono andati. 3. Ok. 3. Ne abbiamo fatti 3, eh. Quattro. Questo è il quarto. Bene. Sì, molto. Quattro. Cinque. Oh mamma. No, Dragonite con Drizzle no, però. No, fra... No, Dragonite Rizzle più veloce di me, no. Ecco. Oddio. Ora si inizia. Fatemi usare prima una poscio. Ma perché questa palestra tutte le volte è così complicata? Per quale motivo? Qual è il motivo per cui sia così complicata tutte le volte sta palestra? Drizzle, Drizzle, Dynamic Punch, Grass Whistle e Destiny Bond. Dai, fai l'ultimo. Buono. Vai, finché c'è Double Slap. Ok. Ti vado a fare Fire Punch. Madonna. Questo lo troviamo da... Cioè, tipo alla Lega è un casino, eh. Questo è veramente un casino. Please. Ti ho mandato davvero Sleep più Destiny, davvero, Ripo? Hai ragione. Nice. Ecco, ho perso il conto dei trainer ora. Mannaggia, lo sapevo. Quanti ne abbiamo fatti? 5, vero, mi pare. 5, giusto? Mi sa che ne mancano 2, eh.
quando cacchio sono? Oddio. Io odio questa palestra con tutto me stesso. Sì, sì, ne abbiamo fatti 5, sono sicuro di questa cosa. Ne mancano due. Uno. E poi ne manca un altro. Ne manca uno, ne manca uno, ne manca uno. Tutto a sinistra forse. Let's go. 7. Ora sono 7. Sono 7, 100%. Buono. Ok. Sono 7, ragazzi. Sono 7, 100% ora. Rivediamo. Questo l'abbiamo fatto. Confusion Room. Fatta. Fatta. Ok, 3. 4. 5. 6. E 7. A posto. Fatti tutti. A sto giro li abbiamo fatti 7. Vai. Buono. Dai brother, dai. Dai brother, dai. Norman. Victory Bell. Qua si setappa. A costo di prenderci Ice Beam, eh. Però non è bello. Bravo. Ok. Va bene. Vai. Ok. Buono. Siamo a più 6, ragazzi. Siamo a più 6. Tecnicamente one shottiamo tutto ora. Tecnicamente one shottiamo tutto. Avevo segnata più speed, no? One shottiamo tutto a parte Lugia. Bello Hasform back to back. 60. Easy. Dai. Ora mi dai una bella mossina, Norman, per cortesia, visto che non ho preso niente. Dai. Ora mi dai una bella mossina, per cortesia. TM42. Double kick. Possibile. Impossibile avere mosse buone. Vai, surf, ok. Ah, giusto, non ho le chance late. Bene. Vai. Ok, intanto salviamo. Buono ragazzi, ora è ufficialmente nuovo record, visto che la run è totalmente in piedi. 35 try, siamo a 5 medaglie, ne mancano 3 e è ancora lunga, però insomma, ne abbiamo di strada a fare. Dai, arriviamo a 300 like. Arriviamo a 300 like, siamo a 295. Io non ci posso credere e non lasciate like. Forza! Per questo bel new record su Smeraldo, dopo soli 35 tentativi, un mi piace è più che meritago. È più che meritago. Dai, lasciatecelo, mi raccomando, ci mettete un secondo.
Allora, facciamo una roba, ragazzi. Io mi fermo qua per oggi. Mi fermo qua per oggi, anche perché devo... Tra 20 minuti ci vediamo su Twitch. Vi aspetto tra 20 minuti su Twitch per la PIL 2. Vi aspetto tra 20 minuti su Twitch per la PIL 2. E sia gode. Portiamo avanti Fiorello. E prossimamente, probabilmente prossima settimana, o se riesco a fare una live extra su YouTube, ma non ve lo assicuro. Non ve lo assicuro. Spero di poterla fare magari, però non ve lo assicuro. E ci vediamo tra esattamente 20 minuti alle ore 14. Alle ore 14 sul mio canale Twitch per portare avanti la PIL 2. Sperando che questa settimana un po' più di fortuna ci arrivi, visto che stanno sculando tutti a parte noi. Dai, vi aspetto dopo, ragazzi. Un bacione, un abbraccione, un cuoricione. E vediamo questo Fiorello dove arriverà. Vediamo questo Fiorello dove arriverà. Vi aspetto tra 20 minuti su Twitch per la PIL 2. Ciao ragazzi, ciao belli, ciao a tutti carichissimi, a tra poco.